La scintilla è proprio scoccata quando io ho letto queste cose che loro dicevano. Mi ha subito fatto venire voglia di rimanere nel mio ambito, che è il poliziesco, e di imbastire una storia che si svolgesse dentro la fabbrica. Quindi l'aver conosciuto il proprietario che si è, come dire, prestato a questo gioco di far parte del, del racconto ed essere un personaggio principale del racconto è stato divertente. L'azienda Corona praticamente è nata nel 1971 in via Pol 25, una soffitta a sesto piano, dove tra l'altro ci abitavo. Come attività per fabbricazione, ciclo stampato, monofaccia, molto semplice. E in più, per poter, come dire, arrotondare un po' il fatturato, serigrafavo oggettistica per chi, sempre nel settore elettronica. Naturalmente lo spazio a disposizione era poco, per cui mi sono trasferito in un locale un pochettino più idoneo all'attività, continuando a fabbricare monofaccia. E qui devo aggiungere che incominciavo a spacciarmi come produttore anche di doppia faccia. Naturalmente quando si raccontano le bugie poi bisogna pedalare, per cui ho cercato un'altra collocazione ordinando velocemente una piccola lineetta galvanica che ho inaugurato esattamente il giorno di Pasqua del 1972. Nell'81, in una nuova sede, ci siamo attrezzati per poter costruire circuiti multistrato. La tendenza di mio fratello era proprio di seguire le esigenze non solo del mercato, ma anche dei clienti che avevano particolari esigenze. E anche dal punto di vista commerciale, infatti abbiamo iniziato a esportare in Francia già nel 74, essendo nati solo 3 anni prima. Nell'81 abbiamo iniziato a fare i multistrati, dove i conduttori sono molto maggiori perché anche la componentistica evolveva e di conseguenza c'era la necessità di avere un numero maggiore di contatti nella stessa unità di superficie. Poi quando siamo arrivati qua a Leini, nel nostro nuovo stabilimento, chiaramente le possibilità si sono ampliate e c'era anche un mercato che ci seguiva molto. Teniamo conto che all'epoca non eravamo noi a cercare il cliente, ma era il cliente a cercare noi, perché l'elettronica era in continua evoluzione e noi cercavamo di stare al passo con i componenti più avanzati che venivano utilizzate nelle apparecchiature elettroniche. Ad oggi qual è il nostro punto di forza? Il fatto di controllare in modo molto quasi maniacale le caratteristiche geometriche del circuito che poi si ripercuotono in caratteristiche elettriche. Diciamo che il nostro interlocutore vuole un segnale trasportato dai nostri conduttori altamente costante e ripetitivo. Questo vuol dire controllo dell'impedenza, controllo di tutta una certa serie di fattori che possono rendere affidabile il prodotto, non solo funzionante, ma affidabile nel tempo. La nostra filosofia è sempre stata quella di lavorare in collaborazione col cliente, creare un rapporto di partnership, nel senso che il cliente che cresce crea delle opportunità anche per me. Per noi c'è una ricerca continua, o da soli o anche insieme in partnership con altri costruttori complementari. Infatti in questo momento stiamo collaborando con diversi progetti di meccatronica o di aerospazio su apparecchiature innovative. Noi puntiamo a un rapporto soprattutto con i tecnici più che con gli uffici acquisti per risolvere insieme e cercare di prevenire i problemi che il nostro cliente potrebbe avere in produzione. Allora, sia risolvere i problemi funzionali del prodotto, sia prevenire eventuali problematiche che lui potrebbe incontrare nella produzione successiva. Clac, 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 clac.
Tlac, 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 tlac. Chi siete? Chiedo. Aistur sende noi bauten. Tlac, 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 tlac. Noi siamo presse idrauliche e robot. Tlac, 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 tlac. Noi qui attualmente viaggiamo a 1800 pezzi l'ora. Noi siamo il cuore pulsante della del Grosso S.P.A. Tlac, 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 tlac. Allora, la del Grosso S.P.A. è nata nel 1951 da mio padre, Mario Del Grosso, che ha iniziato un'attività di produzione di ricambi per accessori per la Lambretta e per la Vespa. Alla fine degli anni 50, inizio degli anni 60, gli è capitata l'occasione di poter approcciare le lavorazioni sempre metalmeccaniche ma di imbutitura per la produzione di filtri conto terzi. E così è nata un po' l'idea di entrare in questo settore della filtrazione fino a metà degli anni 70 producendo conto terzi e successivamente la produzione di filtri non solo olio ma anche aria, gasolio e carburante sono stati prodotti con un marchio aziendale, Clean Filter, e dal 1979 questo marchio viene distribuito in Italia e soprattutto all'estero. Attualmente noi esportiamo circa il 60% della nostra produzione, la esportiamo in tutta Europa, nell'Europa dell'Est, nei paesi del Nord Africa, nei paesi del Dom Tom, cioè tutte quelle che sono le vecchie colonie francesi in Africa. Continuiamo ad avere la parte preponderante del nostro fatturato fatto col nostro marchio Clean Filter, che viene distribuito anche con delle piattaforme logistiche sia in Italia che in alcuni paesi europei come la Francia, Spagna, e abbiamo progetti appunto di ulteriori sviluppo sempre tramite queste piattaforme logistiche che permettono di offrire maggior servizio alla clientela. Il nostro obiettivo degli ultimi anni è quello di focalizzarci su delle produzioni particolari, di puntare più che sull'automotive inteso come auto e trazione di camion leggeri, su tutto quello che riguarda il ricambio per camion, heavy duty e tutto il settore dell'agricoltura. Negli ultimi due anni stiamo approcciando dei mercati nuovi che affiancheranno il settore automotive, che riguardano la filtrazione del gas e dell'acqua. La nostra azienda è gestita in maniera ancora familiare perché siamo giunti alla terza generazione. Io gestisco l'azienda con mio fratello, io mi occupo della parte amministrativa, lui della parte, diciamo, acquisti e produzione, e negli ultimi anni siamo molto fieri che fa parte del nostro staff anche la terza generazione, qui presente Alessandra, che ci aiuta in tutto quello che è il controllo di gestione. In questo periodo Alessandra, oltre che il controllo di gestione, sta anche facendo un'operazione di coordinamento su gli area manager, i direttori commerciali delle aree sia Italia che export, al fine di poterci concentrare maggiormente nella ricerca di nuovi sbocchi, nuovi canali distributivi. Fino a pochi anni fa, mesi fa, i nostri distributori dei vari paesi europei acquistavano una volta al mese delle forniture e con piccoli riordini eventualmente di consolidamento nel corso del mese. Attualmente noi li aiutiamo con un nostro magazzino centrale che fa da stock centrale e forniamo loro settimanalmente in maniera da poter permettere loro una maggiore performance dei loro magazzini, e quindi abbiamo puntato ad offrire questo maggior servizio capillare alla nostra clientela. Affiancato a questo tipo di servizio, ovviamente abbiamo deciso di avere delle piattaforme distributive, quindi dei magazzini di depositi sparsi in Europa, sempre per poter offrire servizio, perché noi riteniamo che qualità e servizio siano degli elementi vincenti per poter supportare un mercato nervoso come quello attuale.